sono fondamentali. Attenzione, Candreva prova il destro e c'è anche l'occasione dell'Inter. Era un doppio di marcatura di Barreto, ancora Perisic che cerca il fondo, palla in mezzo, il piazzato di D'Ambrosio che va un passo dall'1-0. Perisic è un giocatore straordinario. Perisic dall'altra parte, ancora Candreva, Candreva, Cuccioni, Barreto. Leggere il portiere. Al posto giusto Candreva, la battuta di questo calcio d'angolo, pallone che filtra, Cuccioni anticipato, Skriniar, gol dell'ex, non esulta, 1-0 Inter, Skriniar. Posizione segnalata regolare, l'uscita di Puccioni, occhio al piazzato, prova a tornare Puccioni, palo! Incredibile! Perisic, palo! Porca Valero la caccia del pallone, altro appoggio verso Nagatomo, pressi di Barreto, Nagatomo! Puccioni! La battuta di Candreva in mezzo, colpo di testa e ancora Puccioni! Che salva il Doria. D'Ambrosio col velo, Vesino in mezzo, colpo di testa di Silvestre, Icardi, 2-0, un Inter da sogno in questi minuti. Poi puoi dire, ma ancora una volta da dove parte? Cambio di gioco perfetto per Candreva, ovviamente 3 contro 1, finta di D'Ambrosio, la palla dentro, palla in mezzo, palo clamoroso, poi Duván Zapata che allontana Icardi a un passo dal 3-0. Punto di vista della geometria, palla verticale per Perisic, dentro Icardi, 3-0 Inter, si volta a guardare l'assistente, posizione regolare, 3-0, Frari prova ancora, diventa buona per Quagliarella che va col destro, conclusione alta, quantomeno ci prova Quagliarella, dare, c'è Candreva dall'altra parte, il tocco per Perisic, 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 ancora! Ora possesso per la Samp con Quagliarella, pallone morbido in mezzo a cercare il 3-1. Eccolo qui il gol di Kovnacki che trova una rete molto. Palla dentro, colpo di testa, 3-2, 3-2. Poi Quagliarella e Andarovic si scontrano, Quagliarella prende il giallo.